Sabato sera centro a Udine, ma non per bere taglietti nei bar, ma per fare una pedalata. Una pedalata, 100 km in bici. Tre soste, se magna, se beve e si arriva in montagna. Speriamo. Il mio obiettivo è quello di sopravvivere. Oh, ma sì, vedrai, ce la faremo. E manca poco alla partenza, quindi adesso ci prepariamo e poi ci risentiamo dopo. Ciao. Perché qui o scendi e poi risali o vai via dritto, però è un po'... c'è un ponticello e un pezzo stretto. Ma io starei sulla destra, vediamo se si può scegliere o ci fanno andare per forza giù. GPM. Invece dell'acqua andiamo, sì. Non so, un momento ci sei, sì, tanto per due minuti. Sì. Sì. Primo ristoro raggiunto dopo 20 km, com'è? Ma abbastanza tranquillo, scorrevole. Boh, dai, adesso abbiamo un pezzo in asfalto, poi un altro pezzo di sterrato e nuovo ristoro al chilometro 50. A metà strada. Sì, giusto, perché poi anche in pasticceria, quindi buono anche qui con la frutta, ma in pasticceria più interessante. Recuperiamo gli zuccheri. Buonasera. Buona. Buonasera. Allora, zucchero e paletta li trovate all'interno con croissant, biscotto salato. Ma fate il caffè? No. Che lusso. Il succhetto. Succo di frutta. Fantastico, grazie infinite. Sì, prendo quella lì. Bene, siamo arrivati a Venzone, seconda tappa, dopo 50 km circa, le gambe vanno tutto bene, le mie almeno, non so, Luca, sì, anche tu, mi sa che non so se, aspetta, giriamo di qua, ecco, forse di qua si vede un po' di più. Diciamo che le mie sono leggermente un po' più provate, ma tengono ancora. Boh, dai, allora, almeno fino al prossimo ristoro dovremo farcela senza problemi. Ristoro, caffettino, brioche, biscottino,
Adesso ricarichiamo le borracce e ripartiamo. Abbiamo terminato i tratti in sterrato, adesso abbiamo un pezzo in statale purtroppo perché la ciclabile non è finita, e poi e poi tutta ciclovia Alpe Adria. Intanto abbiamo tirato su un po' di polvere, non so se si vede, ma insomma le bici hanno cambiato colore e anche le nostre gambe. Ma delle linee dritte. Giorno quasi, qui c'era il coso per l'acqua della locomotiva a vapore. Faccia il prato per distenderti. Con la caffeina? Sì, una cocchina. Ah, ok. Grazie. Ma io il caffè dopo, in caso. Dopo un certo. Panino, salame, formaggio? Sì, salame. Ah, due salame. Grazie. Grazie. Le condizioni. Lercio. Abbiamo raggiunto il 73esimo chilometro. Terza sosta alla stazione di Chiusaforte, panino col salame, cochina e caffettino per avere un po' di caffeina in più in corpo. E boh, io, cioè, boh, sto abbastanza bene. Inizio ad avere un po' di fastidio la sella, un po' di dolori al sedere, e Luca uguale, ma un po' di più. Però ormai mancano 25 chilometri, quindi siamo quasi arrivati. E all'arrivo se magna ancora. E probabilmente abbiamo incamerato più calorie di quante ne abbiamo bruciate, però bene così. E finora, vabbè, a parte un po' i dolori, così è andato tutto bene. E adesso si è alzato un po' un venticello che fa, direi, freddino. E quindi adesso ripartiamo, ci riscaldiamo e facciamo questi ultimi 25-30 chilometri che ci separano da Ugovizza. Thank you.
colazione. E allora merenda da campioni. Avete cappuccino, caffè, oppure avete l'acqua, e avete panino o brioche? Per me caffè e brioche. Sì, io cappuccino e brioche anch'io. Adesso lei vi fa caffè e cappuccino, quando è pronto andate lì e prendete la brioche. Perfetto, grazie. Zucchero. Tavolo o prato? Ma io direi di buttarci pure sul prato. Sì, boh. Al sole però. Sì, sì. Bene, dopo 100 km e 6 ore circa siamo arrivati a Ugovica. Abbiamo terminato la bike night. Io abbastanza bene, Luca. Diciamo che non mi sento più le gambe. Boh, a parte questo, ci siamo divertiti, abbiamo mangiato, bevuto. È stata sicuramente una bella esperienza, particolare all'inizio, pedalare di notte, almeno per me in luoghi conosciuti, comunque dà una sensazione diversa. E dopo passato Venzone, insomma, è iniziato a albeggiare, e anche magari il tratto, probabilmente quello un po' più bello dell'Alpe Adria, che è il tratto che va da Moggio fino a Pontebba circa, l'abbiamo fatto con la luce, una luce naturale. E dopo l'ultimo pezzettino, ormai era praticamente giorno, siamo arrivati alle 8 praticamente. La prima parte l'abbiamo fatta da Udine a Venzone attraverso la Lipovia, quindi percorso sterrato. E un polverone, perché tutte le bici davanti, la mia bicicletta è diventata bianca praticamente. E dopo invece il tratto Venzone-Moggio, bisogna ancora farlo su statale, purtroppo non è ancora finita, manca quel tratto di ciclovia, ma i lavori dovrebbero iniziare quest'anno. E dopo invece si prende il vecchio tracciato della ferrovia, come dicevo molto bello, si passano gallerie e ponti, le gallerie sono tutte illuminate, e poi dopo anche hanno fatto, rispetto all'ultima volta che ero stato, hanno sistemato diverse gallerie nel tratto di Pietratagliata ad Ogna. Quindi adesso è veramente spettacolare il tratto fino a Pontebba. Poi Pontebba-Ugovica è un po' più, è un po' meno scenografica, perché comunque si pedala in una valle abbastanza larga, però non è male neanche lì. Un po' di salita fino all'ultimo tratto, poca salita ma costante, e dopo circa un'ottantina di chilometri un pochino si è fatta sentire. Bene, dopo aver fatto l'ennesima colazione, adesso ci rilassiamo un po' nel prato e aspettiamo, io aspetto il passaggio mentre Luca andrà a prendere il treno tra un po', e quindi io ti ringrazio per aver seguito il video, ti lascio sotto in descrizione delle informazioni sull'evento Bike Night, perché non si fa solo qui, ci sono diversi eventi, c'è a Milano, in Emilia, insomma ce n'è diversi durante l'estate. E spero, probabilmente il prossimo anno si tornerà a fare, e probabilmente se posso tornerò a partecipare, perché mi sono particolarmente divertito. E quindi niente, io ti saluto, anzi ti salutiamo, e adesso ci facciamo una dormitina. Ciao, alla prossima.